Pagine 60-61. Le interviste di Cristina. La batteria. Ma chi c'è qui? Questa navicella è piena di sorprese. Sono una batteria, non ne hai mai viste? Oh, certo che ne ho viste. Anzi, ci siamo già conosciute in occasione dell'intervista alle percussioni. È vero. Che cosa ci fai su questa navicella spaziale? Sono protagonista di un film. Oh, ma è bellissimo. Sì, direi che era proprio quello che mancava a me, che sono la protagonista, a volte un po' trascurata di tutte le musiche. Ma non direi che sei trascurata. Nei complessi jazz occupi il posto più importante. È vero, i miei assolo sono molto apprezzati e applauditi dagli appassionati. I gruppi rock, poi, sul palco mi mettono nel posto più alto di tutti. Ti posso chiedere una cortesia? Certamente. I nostri amici stanno imparando la divisione delle misure. Mi puoi fare un esempio di una misura in due e di una in tre? Facilissimo! Ecco la misura in due. Ed ecco quella in tre. Ogni volta che inizia la misura, bisogna mettere un piccolo accento. Vale a dire? Vale a dire battere un po' più forte. Insomma, questo si chiama ritmo. E così in questo modo voi segnate il tempo per gli altri strumenti dell'orchestra. Infatti, ma non vorrei che i nostri amici credessero che la batteria si limita a questo. Vedi, in una batteria ci sono tanti strumenti. C'è la cassa. C'è il rullante. Ci sono i piatti. Così noi possiamo giocare come vogliamo durante l'esecuzione. Eh già, ma dovete sempre rispettare il ritmo della musica che state eseguendo. È indispensabile. Ma vorrei anche farvi sapere che suono degli strumenti, in particolare quello del rullante e dei piatti, può cambiare secondo il tipo di bacchetta usata per percuoterli. Ascolta! E per finire, ecco un bell'assolo da concerto rock!